Negli ultimi tempi, o meglio, negli ultimi giorni, il web è sconvolto da immagini incredibili. Il Dalai Lama, sua santità, diciamo la massima rappresentazione del buddismo, è protagonista di una scena alquanto inquietante dove chiede ad un bambino di succhiargli la lingua. E oggi voglio parlarti di questa vicenda anche perché voglio farti vedere e toccare con mano come mai è importante discutere di queste cose e come mai sia importante soprattutto per chi come me e magari come te pratica la meditazione. Ciao a tutti da Gennaro Romagnoli, psicologo psicoterapeuta. Da anni mi occupo di pratiche di meditazione e negli ultimi tempi sono diventato, diciamo così, noto tra tantissime virgolette sul web per aver lanciato un tipo di meditazione che io stesso ho definito scientifica. Perché la definisco scientifica? Perché semplicemente ho cercato di togliere tutti gli aspetti tradizionali, perché sono convinto che se qualcosa funziona, non funziona perché c'è qualcosa di metafisico dietro, ma perché c'è qualcosa di fisico e reale e dunque possiamo indagarlo attraverso il metodo scientifico. Ovviamente non sono l'unico a aver fatto questo salto, in questi anni tu avrai sentito parlare di mindfulness e di tutti gli studi che ci stanno dietro. Ecco, grosso modo questo è il filone che andiamo ad inseguire. Ebbene, una personalità come il Dalai Lama che fa una scena del genere in pubblico è da discutere. Ovviamente non voglio discutere qui il relativismo culturale, cioè il fatto che probabilmente è vero che ci sono dei giochi in Tibet dove è duopo tirare fuori la lingua e farsela succhiare da un bambino. Tuttavia mi sembra che la questione sia evidente soprattutto allo staff della comunicazione del Dalai Lama, dato che ha chiesto scusa quasi immediatamente, il che significa che sono molto consapevoli di questa faccenda. E dall'altro lato non voglio neanche spiegare perché sia successa una cosa del genere. Potremmo parlare di cultura, relativismo culturale, di rimbambimento, perché il Dalai Lama è un uomo di una certa età e probabilmente magari non si è accorto di una cosa del genere, non si è reso conto che quel tipo di messaggio potesse avere varie ed eventuali. Poi è ovvio che dall'Oriente qualcuno ci guardi storto e pensi, beh, voi siete i primi a puntare il dito quando avete una marea di pedofili nella vostra chiesa ed è per questo che avete l'occhio malizioso. Ecco, tutta questa faccenda potrebbe spiegare abbastanza bene e ti invito per una discussione filosofica, per una discussione appunto che riguardi la cultura e il relativismo culturale di cui abbiamo già parlato e che mi piace tanto, però ti invito a guardare il video, se non sbaglio, un approfondimento di Rick Dufer, in cui lui ha parlato bene in questi termini. Io vorrei parlare dal mio lato, dalla pratica della meditazione. Che cosa ci dicono i praticanti tradizionali quando noi parliamo di mindfulness o parliamo di meditazione scientifica? Ebbè, ci dicono che queste pratiche sono senza etica, nel migliore dei casi, nel peggiore dei casi che senza la pratica etica, cioè tradizionale, che sta dietro la pratica della consapevolezza, quella cosa lì non serve a niente, anzi, potrebbe addirittura fare male. E ci fanno un esempio classico, ci dicono, voi lo sapete che gli sniper, che sarebbero i cecchini professionisti, vengono addestrati facendo la meditazione? È giusto usare una cosa sacra, tra virgolette, metafisica, così magica, legata al divino, ad un comportamento etico incessante per uccidere le persone? Ecco che io vorrei partire di qui per fare il confronto al contrario e mostrarvi che allo stesso modo la pratica della meditazione, se viene depurata dagli aspetti religiosi e metafisici, è un esercizio e dunque è un esercizio di per sé neutro fino a un certo punto. Ragazzi, non sono qui a dire che gli esercizi siano completamente neutri. È chiaro che se io creo un Kalashnikov, quel Kalashnikov non è neutro. Uno può dire, certo, ti ci difendi e spari, sì, però comunque quella cosa lì di solito magari fa fuori le persone, quindi al suo interno intrinsecamente ha un'etica, mettiamola così, in base allo scopo con il quale è stato costruito, ma ovviamente c'è anche lo scopo di chi lo utilizza, perché realmente se lo utilizzi per difenderti è ben diverso rispetto a utilizzare per attaccare quella cosa lì. Ora, tornando alla nostra pratica meditativa, quando chi dall'Oriente o comunque dagli aspetti tradizionali ci guarda dall'alto e ci dice che siamo dei criminali ad insegnare la meditazione a persone che un giorno potrebbero usarla per sparare o per fare chissà che altro, allo stesso modo
noi potremmo dire la stessa identica cosa e dire: ma com'è possibile che un uomo che ha passato tutta la sua vita a meditare, tutto il tempo a meditare, abbia questo tipo di comportamento? Non c'è la consapevolezza? Non ci avevano detto che la meditazione era anche una tecnica per, tra virgolette, tenere giovane il cervello? Come mai succedono queste cose? Oppure come mai altri maestri di meditazione in tutto il mondo, e io ne ho sentite di cotte e di crude, probabilmente anche tu, in realtà sono personaggi poco etici? Perché in realtà la pratica della meditazione non è che ti renda più etico di per sé, ti rende più consapevole. Ed è chiaro che se abbracci un'etica religiosa e sei più consapevole, probabilmente sei più bravo ad aderire a quella pratica religiosa. Ma di per sé la pratica meditativa non ti porta nessun tipo di etica di per sé, non ti porta a comportarti meglio di per sé, e funziona bene anche se non ti comporti meglio. Questo è il punto, cioè non è che la pratica meditativa funziona solo se credi che ti possa far stare meglio o se pensi che sia legata ad una qualche tradizione spirituale. Funziona anche se non credi in un bel niente. E perché? Perché è un esercizio dell'attenzione e non è un esercizio metafisico di unione con il divino. Poi tu puoi vederlo esattamente in questo modo qui, però di per sé io posso prendere una persona che non crede a nulla, la faccio meditare adeguatamente senza inserire mezzo concetto metafisico o religioso, e questa persona ne riceverà dei benefici. Benefici che hanno a che fare con l'etica? Beh, in parte sì, perché se sei una persona che fa delle azioni sconvenienti, non so, picchio mia moglie o faccio delle cose del genere, in teoria meditando dovrei diventare sempre più consapevole, e diventando sempre più consapevole rendermi conto dell'azione stupida che sto facendo e di conseguenza autocorreggermi. Però non so se riesco a far capire questa faccenda. Così come il Dalai Lama è un essere umano e può aver fatto quella cosa o per relativismo culturale o perché è rimbambito o perché è un vecchio pedofilo e non lo sappiamo, no, questa è l'ultima, ma la butto giù lì così, la metto giù solo così perché qualcuno di voi la sta pensando, ti vedo, tu la stai pensando, ecco, a parte gli scherzi, per tutte queste ragioni qui, ecco, non dipende dalla sua pratica religiosa, non dipende dalla pratica meditativa, ma dipende dal fatto che il Dalai Lama è un essere umano come me e come te, e probabilmente fa delle cavolate. Non lo sto giustificando, anche perché io personalmente non conosco approfonditamente la cultura tibetana. Magari quelli si salutano slinguazzandosi l'un l'altro, così come alcuni hanno scritto. Tuttavia, la questione del relativismo culturale va approfondita. Ti invito ad ascoltare il video di Rick, ti invito a leggere un libro che a me colpì tantissimo quando facevo l'università, che si chiama L'elefante invisibile, di uno dei miei professori preferiti, che è stato Giuseppe Mantovani. All'interno di quel libro si parla dell'infibulazione, che è un'altra opera, diciamo così, religiosa, che a loro sembra etica, non so, in Somalia sembra etica, ma in realtà è un'opera barbara. Ci sono gli studi degli psicologi dove fanno fare i disegni alle bambine che sono state infibulate. È una cosa agghiacciante e terribile. Oppure la Sharia si chiamava, adesso non ricordo bene il termine, di questi Maharaja indiani che quando morivano ammazzavano tutte le loro mogli, anche se erano molto giovani, e a volte le intervistavano, gli dicevano: bene, che cosa ne pensa di morire col Maharaja? Beh, io sono contenta, perché se muoio con il Maharaja mi rincarnerò in una sua divinità celeste. Ma mentre lo diceva, lo sguardo era terrorizzato e non erano affatto contente di lanciarsi in questa catasta di fuoco. Cosa significa tutto ciò? Che a volte le pratiche religiose hanno un senso e fanno bene. La maggior parte delle volte, perché per come la vedo io, la religione è l'insieme, religere tra l'altro, è l'insieme di tutte quelle cose che facevano bene, tra virgolette, e di cui stare attenti. Pensa solo ai 10 comandamenti, sono delle regole di condotta di vita per far sì che un popolo non si ammazzi vicendevolmente, o i peccati capitali, eccetera. Quindi di solito la religione dice cose sensate. Lo so che potrà sembrarti strano che lo dica in questo modo, ma di solito dice cose sensate. Quando dice delle cose che sono insensate per molti, in realtà lo sono per molti altri. Cioè l'infibulazione non è che è buona per la maggior parte del mondo e solo per noi occidentali non è buona. La maggior parte del mondo pensa sia una brutalità. Non ti sto neanche a descrivere che cos'è, se non sai che cos'è l'infibulazione. Vattela a vedere. Io purtroppo con la professoressa Maria Pia Grassivallo, grazie prof per averci
fatto vedere le donne infibulate durante le ore di biologia, ho imparato molto bene che cos'è l'infibulazione ed è una pratica terrificante che la maggior parte del mondo, diciamo così, non vuole che venga perpetrata, ormai è un crimine, è un crimine. Ecco, la stessa identica cosa vale per quello che ti ho raccontato prima del lanciarsi nella catasta di fuoco per le giovani mogli di questo Maharaja che dovevano poi reincarnarsi in un'altra divinità. Ecco, stiamo attenti a questo tipo di relativismo culturale. Nuovamente, se vuoi approfondire, vai a vedere il video di Rick, comprati il libro di Giuseppe Mantovani, anche se lui strizza un po' l'occhio al relativismo culturale. Tieni conto che è un libro del 96, del 97, è un libro molto vecchio, ma spiega molto bene queste faccende e queste differenze. Ciò che a me preme in modo particolare parlare e terminare questo video è sempre un po' in difesa della nostra pratica meditativa. Così come ci sono sniper devastanti che imparano la meditazione per uccidere, anche se meditando tanto dovrebbe un po' passargli la voglia, perché impari il valore della vita, capisci cosa intendo per l'aspetto etico che potrebbe sopraggiungere? Ecco che allo stesso modo però non ci mette al riparo dall'essere delle persone che possono fare degli errori e comportarsi in modo davvero molto molto stupido. E questo è uno dei motivi per i quali a me non piacciono i guru, non mi piacciono i maestri così intesi, non credo che esistano delle persone illuminate che attraverso il loro esempio possono illuminare me. Credo che ci siano persone interessanti, che hanno avuto esperienze interessanti, con le quali condividere parti di un percorso e ricevere informazioni interessanti che mi aiutino nel mio percorso di realizzazione personale. Ma non credo che nessuno sia lì illuminato di per sé. Se tutti quanti vedessimo il Dalai Lama come una persona, che certamente è rappresentante di una religione, ma sempre una persona, semplicemente penseremmo a un vecchio rimbambito. Fammi sapere che cosa ne pensi. Ho provato a difendere un po' la nostra pratica meditativa, che è diversa da quella che si utilizza in Tibet, ma in Tibet sono cazzutissimi, cioè hanno mille pratiche molto interessanti, hanno molte metodologie di meditazione. Fammi sapere che cosa ne pensi, se sei d'accordo con me, se non sei d'accordo con me, che cosa ne pensi del relativismo culturale di cui abbiamo parlato e soprattutto fammi sapere se tu pratichi la meditazione, se questa ha avuto un effetto sulla tua etica, sulla tua condotta, sulla tua morale, sulla tua vita. Ebbene, io vi ringrazio per avermi seguito fino a qua, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, altrimenti chiamo il Dalai Lama. Ciao, alla prossima! Lo sapevi che la meditazione può portare nella tua vita una serie lunghissima di benefici scientificamente dimostrati? Beh, ora lo sai. E se vuoi praticarla in modo semplice e costante, ho creato un'app gratuita per te. Puoi trovarla sull'Apple Store o sul Google Play Store, oppure cliccando sul link in descrizione.